Mettiamoci comodi perché le corsie gialle, quelle centrali, sono le nostre. Corsia 4 Monica Boggioni, corsia 5 Giulia Ghiretti. I due migliori tempi, 3.35.94 per la Boggioni, 3.40.88 per Giulia Ghiretti. In corsia 3 la giapponese Maori Yui con 3.45.97. Saranno queste tre le atlete a giocarsi le medaglie, le altre tutte con tempi sopra i 4 minuti. Gli altri tempi sembrano nettamente lontani dal podio e accedono anche loro con finale diretta, quindi non abbiamo informazioni dal mattino. Per quanto riguarda l'ufficialità dei risultati della gara maschile, l'unico squalificato è il turco, ma non cambiano sicuramente il podio. Ecco, si preparano a fare il loro ingresso le protagoniste della finale 200 misti. Ottava corsia la messicana Ana Laura Morales López, corsia 1 la canadese Clemence Paré, in corsia 7 la turca Meryem Nur Tunuk, mentre in corsia 2 la ancora una canadese Jessica Tinney, corsia 6 la francese Solène Sache, e poi in corsia 3 la giapponese, l'abbiamo già detto, Maori Yuhi. Ecco le italiane, la nostra Giulia Ghiretti. È una battaglia per oro e argento, è quella che ci piace. Non comunque vada, sarà un successo, diceva l'adagio. Ecco le schierate nella starting list. Quattro e quattro le due corsie delle italiane. Terzo incomodo la giapponese. Partenza seduta sul blocco per Giulia. Abbiamo detto, bisogna in qualche modo incastrare, tenere i piedi fermi sulla piastra per la partenza, senza scivolare, ma essendo anche pronti a poter cadere in acqua nella posizione giusta. Partenza dall'acqua per Monica. Partite. Subito spingono forte le due azzurre nelle corsie centrali 4 e 5. Frequenza più alta per Giulia. Vedete la posizione diversa delle gambe, quella di Giulia è quella classica delle classi intermedie, di chi ha una paraplegia, la cosiddetta forma a V, che purtroppo è anche quella che frena l'avanzamento e che nel momento in cui la stanchezza sale rischia di aumentare un po' le condizioni. Quadro invece più di rigidità per Monica, gambe più dritte e più tese, quindi una posizione e un avanzamento completamente diverso. Una grandissima gara di Giulia fino qui, un ottimo primo 50. Il primo passaggio dice Giulia Ghiretti in 49.57. Tocca per seconda la francese Sache. Sono abbastanza forza in linea, Monica. 3, 4 e 6. Monica si farà un po' più sotto nel dorso e soprattutto ha una grandissima chiusura nello stile libero. Dorso procedono le tre atlete affiancate, non proprio testa a testa.
Brava Monica che inizia a staccare lievemente le altre due avversarie, mentre invece mantiene il ritmo Giulia. Giulia che arriva adesso in virata, fase difficile di ripartenza, ma il passaggio è buono, 1.45-66. Tocca adesso Monica, seconda a 6.42. Stabilita la distanza con la francese Sachet a 8.12. Ci aspettiamo di vederle tutte e due allontanarsi nella rana, perché arrivando da un oro e un argento il distacco deve essere consistente. Si sta avvicinando comunque Monica, probabilmente sarà l'ultima vasca a stabilire l'ordine delle medaglie oro e argento, che ci sbilanciamo, ma sembra così, dovrebbero comunque andare all'Italia. Vediamo questo derby azzurro come si concluderà. Al momento Giulia Ghiretti continua ad essere in testa come ha fatto sin dall'inizio e riparte ora per la sua ultima vasca. 2 secondi e 26 il distacco, ma subito la Boggioni si riporta a contatto. Monica specialista dello stile libero, Giulia non molla ancora. Però Monica ha già preso qualche centimetro di vantaggio, considerato quello che ha recuperato, sta andando nettamente più forte di Giulia Ghiretti. Ora il suo vantaggio è netto, Giulia deve resistere al ritorno del francese, del giapponese soprattutto in corsia a 3. Attenzione, Monica si sta avviando, Giulia sta tenendo bene. Ancora dicevamo la difficoltà dell'avere questa zavorra delle gambe proprio nei metri finali, ma tiene bene Giulia. Monica tocca adesso, doppietta per l'ora desulta. Ancora una doppietta azzurra in questa quarta giornata dei mondiali di nuoto paralimpico. Boggioni Ghiretti, Ghiretti Boggioni. Hanno dato veramente tutto, sono disfatte, forse anche la felicità di raggiungere di nuovo un oro e un argento, e anche un po' questa sana rivalità del fatto di voler mettere comunque la mano davanti alla compagna di squadra. Però oro per Monica Boggioni, che in precedenza aveva vinto una medaglia d'argento e oltre che anche una medaglia di bronzo, due medaglie di bronzo, e argento invece per Giulia Ghiretti, che aveva vinto invece in precedenza la medaglia d'oro nei 100 rana. Veramente grandissime in questa categoria, hanno fatto il secondo 1-2 e veramente noi da italiani possiamo solo essere veramente veramente contenti. E medagliere che si allarga anche in maniera importante, un oro e un argento. Brave ragazze. E con 4 medaglie d'oro e 2 d'argento, il totale delle medaglie italiane sale a 35. Con le medaglie d'oro che diventano 15. Guardamos então os resultados oficiais. Qui la virata della Ghiretti in testa per tutta la gara e poi superato nella ultima frazione a stile libero da Monica Boggioni, che qui vediamo nel momento decisivo quando si invola verso la medaglia d'oro. L'abbiamo visto in queste classi basse, la virata è quasi più una curva stretta, un tornante, perché ovviamente si prende larga, si cerca di ripartire in maniera tale che
rimanendo comunque alti e appunto facendo questa traiettoria della curva, il corpo rimanga comunque orizzontale, non vada giù. Dunque quarta medaglia in questa edizione per Monica Boggioni, la seconda per Giulia Ghiretti. A livello individuale sì, poi ricordiamoci appunto per quanto riguarda le staffette, alla fine ieri hanno fatto incetta tutte e due perché avendo fatto parte